quali sono le novità? Bene, soprattutto degli novità che, come dire, cerchiamo sempre di essere un po' più protagonisti attraverso il cinema di quelle che sono le scelte importanti che vanno fatte nel paese. Tema sicurezza sul lavoro, troppi morti, ne abbiamo parlato. Discriminazione e ancora scene brutte e cattive contro le persone disabili, ricordate il fatto del treno con la Bolfer, dialogo internazionale per evitare la guerra. Ecco, sono temi che ritocchiamo sempre. Abbiamo inserito anche le digital serie insieme a cortometraggi, documentari e social clip, perché la digital serie arriva nei giovani e dobbiamo soprattutto togliere lo stereotipo che bisogna andare super belli, super appariscenti sul digitale, perché in realtà bisogna andarci come siamo noi stessi, con le nostre idee, con le nostre capacità. Evitiamo troppe esteriorità che non portano da nessuna parte, anzi portano a creare delle violenze enormi nelle teste delle persone, soprattutto nelle teste dei giovani. Già ne abbiamo create tante con il distanziamento sociale dovuto alla pandemia, al Covid. Ne stiamo ricreando altre col tema della guerra e vediamo di creare una piaga che è quella del digitale. Qui ci vuole il digitale di qualità sociale. Per questo l'abbiamo coinvolta all'interno di Tulipani Sulla Terra. Quindi un messaggio che vuoi dare? Il messaggio è che noi dobbiamo raccontare, ed è chiaro, la diversità delle persone, l'unicità e la fragilità, perché ognuno di noi ha diritto ad avere uno spazio e un ruolo, ognuno di noi, nessuno va lasciato indietro, siamo tutti protagonisti, un po' come il cinema. Senti una cosa, dopo appunto hai parlato di pandemia, sono stati 2 anni difficili, quando esci, siamo usciti da questa situazione, hai trovato adesso difficoltà nell'organizzazione del festival? Allora, non male, delle attenzioni, ecco, sono state importanti che dal 1 maggio qualche regola è cambiata, non tutte le regole, ne mancano altre, quindi l'obiettivo è che attenzioni soprattutto, la malattia forte c'è stata e ha portato, come dire, a una serie di problematicità sanitarie importanti, tanti morti, tanti malati, ecco, però secondo me ora la malattia, come si dice, non è più pandemica ma è endemica, di conseguenza togliamoci la paura del Covid, è una malattia, esistono tante peggiori, il tumore è peggio del Covid e quindi di conseguenza evitiamo di fare spettacolo intorno al Covid, perché è una malattia endemica, è molto più preoccupante le violenze, la mafia e mi sembra che non creiamo la stessa attenzione per questi problemi che sono molto più gravi rispetto a quello che è il Covid oggi, quindi giuste proporzioni. Assumiamo una corretta scala di valori per tutto quello che succede, compreso il Covid, riportiamolo alla giusta posizione, che non è la prima posizione. L'ultima cosa, c'è un tuo film, corto, documentario, serie TV preferito, c'è un qualcosa che ti ha colpito, che ti piace? Il presidente non lo potrà mai dire. Sono piaciuto di tutti, ringrazio tutti i registi perché queste opere sono importanti, una selezione, poi è una selezione che non faccio io, anzi che fanno i direttori artistici, io cerco di mettere insieme le scelte artistiche, i giusti messaggi istituzionali e il coinvolgimento dei partner, quello è il mio ruolo. Quindi devo dire la verità, il progetto in genere è andato molto bene, per la 15° anno possiamo dire che siamo andati meglio dell'anno prima. Okay. Grazie. Grazie a te.